Ciao Tony, bravo. Ginosa ancora una volta si dimostra vicina al futsal e al calcio a 5. Questa sera l'epilogo del torneo Estate Giocando organizzato da Gianvito Volpe, ma questo inverno arriverà anche il torneo organizzato da Gianluca Lomagistro. Dai due organizzatori capiremo meglio come si svolgeranno e si sono svolte queste manifestazioni. Siamo con Gianvito Volpe, un organizzatore, ormai un factotum di questi tornei organizzati qui sul Joy Park. Gianvito, questa estate giocando un bel progetto nato per riempire, possiamo dire, i buchi estivi per chi non è tesserato, quindi un torneo a livello amatoriale che però, come ogni anno, si riscopre di buon livello tecnico. Sì, indubbiamente. Il torneo è riuscito alla grande, ora sono in corso le finali. È la terza edizione, ci miglioriamo di anno in anno, lo dico con una certa soddisfazione. Rispetto alle due precedenti edizioni, a questo gli abbiamo dato una veste estiva proprio per riempire, come hai detto tu, per offrire una tipologia di serata alternativa alle serate estive dei ginosini. Volevamo mantenere il livello basso, cioè più amatoriale, quindi abbiamo precluso la partecipazione a tutti i tesserati, anche se poi alla fine, come hai detto tu, non tutti i non tesserati sono di basso livello, ma spesso diciamo ciò che il discrimine lo fa soltanto l'allenamento che ha nelle gambe un calciatore tesserato. Ecco Gianvito, rimaniamo comunque nel tema futsal o calcio a 5. Qualche settimana fa proprio tu eri uno dei fautori di questa nuova società di calcio a 5 a Ginosa, perché sappiamo che da quando è fallito, non si è più iscritto il team Ginosa, manca il sabato pomeriggio la passione per il futsal. Mi ricollego a quello che ho detto prima, c'è una grande voglia di calcio, di calcetto, di giocare a calcio e noi abbiamo provato a raccogliere questa domanda di calcio e alla fine abbiamo provato a realizzare questo progetto, abbiamo sbrigato tutta la parte burocratica. Però ci siamo mossi tardi, ci siamo mossi quando abbiamo saputo che c'era una crisi nel Ginosa Calcio a 11, si parlava di fusione, di gemellaggio e ci siamo inseriti in questo discorso, abbiamo provato a lanciare l'idea del calcio a 5. Ripeto, abbiamo sbrigato la parte burocratica, però non avevamo ancora raccolto i fondi necessari per poter riscriverci al campionato di C2. Ecco, proprio uno qui dei disturbatori, Antonio Lomagistro, era uno che insieme a te voleva riportare il calcio a 5 a Ginosa. Quest'anno non ci siamo riusciti, però ci speriamo per il prossimo. Speriamo per il prossimo, sì. Gianvito ci ha dato una grandissima mano. Speriamo bene. Che dobbiamo dire? Speriamo che ci aiutano, perché ci serve molto aiuto. Non so che dire. Siamo qui con Gianluca Lomagistro. Allora Gianluca, con Gianvito abbiamo parlato di questo torneo che sta volgendo al termine, invece con te vorremmo parlare di quello che si andrà a disputare in questa fase invernale a Ginosa. Spiegaci un po' come si organizza e di che si tratta. Allora, iniziamo dicendo che questo torneo è nato tutto in pochissimi giorni, vedendo che a Ginosa il calcio sta finendo. Per dare un po' di movimento a alcuni giovani che vorrebbero di nuovo tornare a giocare, per chi come me oramai il sabato e la domenica è un momento per divertirci, sto organizzando un campionato che dovrebbe andare a compiersi da fine ottobre a fine aprile. Nella parte in cui finisce il girone di andata vorrei fare una Coppa Italia, che saranno iscritte tutte le squadre che parteciperanno al campionato. A fine campionato ci sarà una Champions League che parteciperanno solo le prime 8. Vorrei parlare anche con l'organizzatore del campionato di Ginosa Marina per vedere se ci potrebbe essere la possibilità di fare una Champions League con le nostre prime 4 e le loro prime 4.